Se c'è un elemento centrale della pittura, sono i colori. Ma i colori non sono importanti soltanto per i pittori, sono importanti per tutti noi. Infatti noi siamo circondati da colori, da quando andiamo fuori casa, nella natura, nel cielo, in tutti gli elementi che abbiamo nel nostro astuccio, come le matite colorate. Allora, ci sono tanti esperti che hanno analizzato un po' che effetto possono avere i colori su di noi, sulla nostra psicologia e sulle nostre idee. Faremo un bel percorso in 6 tappe nel quale vedremo come 6 colori possono in qualche modo farci venire in mente delle idee oppure farci provare delle emozioni. Ovviamente questi sono studi che sono stati fatti su tante persone e sono generici, sono generali. Ogni persona ha la sua propria interpretazione del colore. Infatti sono curiosa di sapere cosa ne penserete voi di questi 6 colori di cui vi parlo. Iniziamo con il colore blu. Quando pensiamo al colore blu, a che cosa pensiamo? A me la prima cosa che mi viene in mente è sicuramente il cielo e sicuramente il mare, 2 elementi molto molto positivi. Ma il blu non è sempre stato visto così, anzi pensiamo che in antichità il blu non era neanche considerato un colore e che spesso le donne che avevano gli occhi blu erano considerate poco serie e gli uomini che avevano gli occhi blu erano considerati ridicoli. Poi, a un certo punto nella storia, tra il XII e il XIII secolo, la cultura cristiana cattolica ha riportato il blu ad essere il colore più amato della gamma di colori, un colore che noi adesso utilizziamo tantissimo. Perché? Perché lo ha associato alla donna più importante della storia, la Vergine Maria. La Vergine Maria è nei cieli, la vestiamo tutta di blu e da lì il blu ha avuto un'impennata di popolarità. Oggi il blu è il colore non solo che ci ricorda il mare e il cielo, ma è il colore dei nostri jeans che amiamo tanto, il colore della bandiera europea, il colore della maglia della nazionale. Adesso passiamo a un altro colore molto importante, un altro colore che ci evoca tantissime idee, che è il rosso. Il rosso è un colore che ci ricorda la festa, l'amore, le tradizioni come a qualcuno può far venire in mente il Natale. Comunque un colore gioioso, un colore che è molto caldo e un colore che ci fa venire in mente dei bei pensieri. In antichità era associato al potere, tanto che a un certo punto, a partire dal XIII e XIV secolo, il Papa, figura molto importante come ben sappiamo, che era vestito di tutto di bianco, colore che dà una sensazione di candido, di puro, si comincia a vestire di rosso, così come i cardinali. Dall'antichità e quindi dall'associazione con il potere, oggi il colore rosso è sì un colore di festa per noi, è sì un colore d'amore e che ci dà una sensazione di calore e felicità, ma è anche il colore dello stop, no? Il semaforo rosso ci indica di doverci fermare. Ci sono anche tanti altri elementi che danno un po' appunto un'accezione di stop al colore rosso. Per esempio abbiamo la croce rossa, per esempio abbiamo il telefono rosso, per esempio abbiamo l'allarme rosso. Passiamo poi a un colore che ho appena menzionato, che è il colore bianco. Lo vedete? Il colore bianco è un colore che nella nostra lingua ha un significato di assenza, no? Andiamo a vedere qualche esempio. Per esempio esiste il termine pagina bianca, che è priva di testo, o la notte bianca, che è priva di sonno, o andare in bianco, che è fare qualcosa senza un risultato, oppure il mangiare in bianco, quando ci sentiamo male e dobbiamo mangiare senza condimenti. Dall'altra parte, il colore bianco è sempre stato un colore associato alla purezza e all'innocenza.
tant'è che, come dicevamo poco prima, il Papa per tantissimo tempo si è vestito di bianco. Perché? Perché dava la sensazione della luce divina. Passiamo poi al colore verde. Il colore verde è un colore un po' complesso. Adesso, quando pensiamo al verde, pensiamo alla natura, al prato, agli alberi, ma questa associazione con la natura è arrivata molto dopo, circa 200-300 anni fa. Il colore verde adesso noi lo associamo a tutto ciò che è naturale, no? La natura, gli alberi, il prato, tutto ciò che è vegetale. E questa è un'associazione assolutamente appunto naturale per noi, ma in antichità era considerato un colore un po' complicato, perché quando i pittori appunto ancora facevano i colori con i pigmenti, come abbiamo visto poco fa, il verde era un colore che si poteva tirar fuori da tanti elementi naturali, appunto elementi vegetali, radici, però dall'altra parte era un colore molto complesso da utilizzare, da mischiare con i leganti, e quindi aveva un po' questa complessità che rendeva la vita un po' difficile ogni tanto ad alcuni pittori, e quindi è diventato un colore che non era proprio ben visto. Poi a un certo punto nella modernità abbiamo cominciato ad associarlo alla natura e dall'altra parte a renderlo il contrario di rosso. Ricordatevi, il rosso è il colore dello stop, invece il verde è il colore di permissione, di tutto ciò che è permesso, quindi del via. Andiamo avanti parlando del colore giallo o giallo. Quando parliamo del colore giallo ci viene subito in mente il sole, la luce, il calore, ed è sicuramente un'associazione che facciamo in continuazione. Ogni volta che dobbiamo disegnare un sole, a meno che non sia al tramonto, lo coloriamo di giallo. In antichità però ricordiamoci sempre che c'era un altro elemento giallo che era molto amato, e qual era? L'oro. L'oro era il vero giallo che veniva tanto amato, e quindi il colore giallo, il pigmento giallo, era considerato una versione un po' spenta rispetto all'oro, quindi non aveva questa idea di luminosità. Adesso, ad oggi, l'associazione con il sole e l'associazione con la luce ce lo fa vedere con altri occhi. Ultimo, ma non meno importante, il colore del buio, il nero. Appunto, quando parliamo del nero, pensiamo al buio, pensiamo a un qualcosa di tetro, no? Forse un po' triste, lo associamo al lutto. Ma non in tutto il mondo il nero è il colore del lutto. Per esempio in Asia il colore del lutto è il bianco, il che ci porta ad un ragionamento molto interessante, cioè che il nero da sempre è stato associato al bianco. Pensiamo per esempio al gioco degli scacchi. Abbiamo i nostri pezzi neri e abbiamo i nostri pezzi bianchi, la luce contro il buio. Pensiamo anche a quanto questi due colori siano in qualche modo ciò che noi ragioniamo come un qualcosa di precedente ai colori. Se pensiamo alla televisione, se pensiamo alle fotografie, prima che ci fosse la televisione a colori e prima che ci fossero le fotografie a colori, tutto era in bianco e nero, e quindi in qualche modo il colore nero associato al colore bianco ci dà anche una sensazione di passato, un passato recente ma sempre passato. Adesso che abbiamo concluso il nostro percorso in sei fasi sui nostri sei colori, proviamo a fare un pensiero insieme. Ragionate su questi sei colori di cui vi ho parlato. Quali sensazioni vi evocano? Quali idee vi fanno venire in mente? Ragioniamoci. Concludo qui il mio pensiero e il mio racconto sui colori e sulla pittura. Spero vi siete divertiti. Io vi saluto e vi ringrazio.